si concluderà con il Palio Remiero di Verbania, la rassegna Agosto Verbanese, 5 serate ricche di eventi che hanno avuto inizio venerdì 10 agosto. La città di Verbania ospiterà martedì 14 agosto uno degli eventi più attesi di questa calda estate, il Palio Remiero in notturna, organizzato dalla Proloco e dalla città di Verbania, con il contributo di diverse associazioni sportive e numerosi volontari. La tradizionale competizione avrà inizio alle ore 20:30 con le eliminatorie, per proseguire poi alle 22:45 con le finali. Saranno 9 gli equipaggi partecipanti, composti da 3 vogatori e da un timoniere. Sarà proprio quest'ultimo a tuffarsi nelle acque del lago per recuperare la bandiera sul pennone, atto che decreterà i vincitori del palio. Gli equipaggi della Verbanese, di Suna, Pallanza, Intra, Posaccio, Leggiuno e dei Vigili del Fuoco si sfideranno così con le proprie lance su un percorso di andata e ritorno di 300 metri circa. Una fantastica serata, afferma il sindaco di Verbania Silvia Marchionini, si annuncia quella di martedì 14 agosto 2018 sul lungo lago di Pallanza Verbania, con il Palio Remiero che vedrà, oltre alla gara, una serie di eventi di ottimo livello per divertire e intrattenere turisti e residenti per tutta la sera. Infatti il programma del Palio prevede anche uno spettacolo di Paolo Carta, l'attuale direttore artistico di Gardaland, e un tributo a Vasco Rossi con la band Deviazioni Spappolate. Saranno inoltre presenti artisti di strada e musica in piazza che allieteranno turisti e cittadini impegnati a gustarsi i piatti della Sagra del Pesce e la spaghettata di mezzanotte, che recupera una tradizione nata negli anni 80.